Ragazzi, eccoci qua. Adesso vi farò vedere le diverse modalità di guida di questa Audi S3 8V. Quindi andiamo sul Drive Select. Andiamo in impostazioni Car. Quindi così Individual, Dynamic, Auto, Comfort, Efficiency. Efficiency. Come vedete, si è già spenta la macchina. Cerca di risparmiare carburante, quindi ha già attivato lo Start e Stop. E io l'avevo disattivato prima. Praticamente quando togli il pedale del freno lei si riaccende. Poi diamo gas. Vediamo che macchina è tranquilla. E se togliamo le frizioni vanno a zero. Praticamente la macchina rimane in folle fino a che non andiamo a spingere l'acceleratore oppure frenare. Io in questo caso ho frenato e rimetto le marce. Mentre se la mettiamo in comfort, la macchina è più silenziosa, il volante più morbido. Diciamo che il motore è più soft. Vediamo automatico, praticamente fa lei, decide lei in base al gas che gli dai, mentre se la metti in dynamic lo sterzo diventa duro, il cambio diventa più veloce, quindi più fluido e cambia ad un regime più alto, come vediamo. Scalare quando appena passi sotto i 2005 la macchina scala da sola, mentre individual lo puoi impostare te come vuoi. Praticamente io posso tra mettere il volante più morbido mentre il cambio aggressivo, il motore aggressivo, quindi lei rimane in S. Però se io vado a impostare, quindi premo questo tasto qui, mi dà le varie impostazioni che posso scegliere su individual. È tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video.